Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata e nel video di oggi andremo a parlare della sindrome del piriforme. In questo video specifico parleremo di la parte pratica, quindi cosa fare, esercizi e consigli. Vi ricordo sempre che se questo genere di video, se i contenuti del canale vi interessano, di iscrivervi al canale, che aiuta molto l'algoritmo di YouTube, di mettere like se il video vi è piaciuto e di mandare questo video o anche l'altro video a persone che conoscete a cui può essere utile avere questo tipo di informazioni o appunto questo tipo di esercizi. E vi ricordo che se volete potete seguirmi anche sui social, sia miei che dello studio. Benissimo, iniziamo subito con degli esercizi da seduti. In realtà è un esercizio in tre fasi in cui secondo me è meglio farlo sia con la gamba affetta che con quella sana, per andare comunque a lavorare bene anche sulla simmetria. La posizione della gamba può essere mantenuta da 10 a 30 secondi e questo è un esercizio che ho fatto vedere già in altri video e può essere fatto anche in ufficio, per esempio. Seduti in scrivania, portare il ginocchio verso la spalla opposta. Mantenere la posizione appunto da 10 a 30 secondi senza provare dolore, provando eventualmente un po' di tensione, ma non eccessiva. La seconda posizione invece è portare il ginocchio verso la spalla dalla stessa parte della gamba che stiamo andando a stirare, sempre da 10 a 30 secondi, sempre senza dolore. E l'ultimo esercizio è mettendo il piede sopra il ginocchio opposto, andando a spingere il ginocchio verso il basso. Anche questa posizione, sempre senza dolore, per 10-30 secondi. Fatta sia di qua che di là, quindi con entrambe le gambe. Gli altri esercizi invece li facciamo in posizione supina. Quindi andiamo a metterci a pancia in su, con le ginocchia flesse. Andiamo a portare un piede sopra il ginocchio opposto, infilare la mano all'interno del foro che si forma e portare il ginocchio verso di là, mantenendo la testa appoggiata. Questo può risultare tanto impegnativo e quindi è sufficiente a volte spingere il ginocchio verso il basso. Se non si sente tensione, si va invece a fare l'esercizio completo. Si può tenere la gamba così o così. Faccio vedere dall'altra parte, quindi si porta il piede sul ginocchio opposto, si va a infilare la mano nel buco che si forma tra le due gambe e si porta a sé, così o così. Sembra, se è troppo impegnativo, è sufficiente spingere questo verso il basso. La posizione l'ideale sarebbe mantenere la posizione per almeno 30 secondi. Il prossimo esercizio invece fa partire da una posizione supina con le gambe stese. Si prende la gamba e si porta lentamente verso la spalla finché non si sente che si allenta la tensione e eventualmente si può aumentare un pochino. Anche qui consiglio di mantenere una posizione da 10 a 30 secondi per quanto possibile e di farlo tre volte per parte, sia di qua che di qua. Vado ad aumentare. Fare dei bei respiri profondi, quando si sente che la tensione si allenta, aumentare la tensione. Ultimo esercizio con le gambe flesse, questo è l'esercizio da fare alla fine, che secondo me dà molto beneficio, e abbinato alla respirazione, quindi quando si butta fuori l'aria, si portano le ginocchia da una parte e la testa dall'altra. Poi sì. Inspira, quindi si prende aria tornando su e buttando fuori l'aria si scende dall'altra parte. Si inspira e si espira. Si inspira e si espira. Tutto questo fatto molto lentamente, senza dolore. Se dovesse esserci dolore, si possono mettere dei cuscini per limitare il movimento delle gambe. Ultimo esercizio, con una pallina da tennis,
Il consiglio è di farsi un automassaggio. Attenzione, questo esercizio non deve provocare dolore. In tanti soggetti questo può essere molto fastidioso. In questo caso non va fatto. Mi raccomando. Ci si mette i piedi vicino alla parete, si mette la pallina nel punto in cui si sente la maggiore rigidità, ci si appoggia e con dei piccoli movimenti laterali si va a massaggiare le zone dolenti senza che sia troppo doloroso, quindi senza comprimere troppo, comprimendo il giusto perché non dia fastidio. Si può andare a massaggiare tutto il decorso. Io consiglio di farlo da una parte e dall'altra, in modo da poter lavorare bene tutti e due. Vi ricordo come sempre che se ci sono delle patologie o delle problematiche è sempre importante farsi valutare da un professionista che vi dà degli esercizi specifici per il vostro problema, perché non siamo tutti uguali e queste sono generalizzazioni, ma se ci sono delle problematiche importanti è importante che vi veda uno specialista. Benissimo, vi ringrazio per avermi seguito, per essere arrivati fino in fondo al video. Vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto, di mandare questo video a qualcuno a cui sapete può essere utile. E ci vediamo giovedì prossimo.